Sto entrando nella vasca della zavorra, padre. Quando vuoi che inizi, avvicinati al vetro. Una volta avviato il processo, non potremo più tornare indietro. Saresti capace di strappare la mia unica figlia alla sua casa e alla sua famiglia e di darla in pasto a un mondo senza speranza. Anche se l'utopia muore con lei, preferirei far morire tutti. Addio, Eleanor. Mamma ti aspetterà per sempre. Stanno arrivando, padre. Respingili finché non porto l'acqua in ebollizione. Quasi in ebollizione. Ora posso aiutarti a combattere. Usa il plasmide. L'acqua di zavorra è evaporata. Rilascia il meccanismo d'attracco. Padre, l'ascensore che porta alla navetta è allagato. Dobbiamo equalizzare la pressione qui o la porta non si aprirà. Distruggi quei tubi di vetro per far allagare la stanza. Ce l'abbiamo fatta, padre! Stiamo per partire! Raggiungi l'ascensore! Le bombe, padre! Stiamo cadendo! Corri! Thank you.
E poi, padre, il sogno di Rapture era finito. Tu mi hai insegnato che giusto e sbagliato sono soggetti alle maree, mutano sempre. Per sopravvivere a Rapture, padre, hai preso ciò di cui avevi bisogno anche agli innocenti, anche a me. Ma quando il senso di colpa non era più una minaccia, hai rinunciato a fare del male. Volevo che mia madre morisse. Ma nelle sue condizioni, come poteva più nuocermi? Ora invecchierà e morirà, sapendo che l'ho rifiutata. Il sogno di Rapture è finito, ma svegliandomi sono rinata. Forse non mi hai voluta, padre, ma mi hai determinato. E soprattutto hai scelto di sopravvivere a qualunque costo. Non lascerò che il tuo istinto vada sprecato. Resterai sempre con me, padre. I tuoi ricordi, i tuoi istinti. Quando avrò bisogno di te, tu ci sarai a sussurrarmi consigli all'orecchio. Non esiste un nome per definirmi, ma il mondo sta per cambiare. Per sempre. E con il tuo aiuto sarà una totale sorpresa per loro.